Una serata di premiazioni ma anche di bilancio e di arrivederci al prossimo anno. Il Matera Film Festival, quest'anno sublimato dalla presenza del regista canadese David Cronenberg, si concede così per questa sua seconda edizione dal pubblico materano, con molte delle pellicole proiettate in questi giorni, gratificate dalla giuria e ospiti d'eccezione. Sicuramente un bilancio importante, abbiamo fatto 9 giorni di programmazione, più di 50 ore di film visionati, una media di un centinaio di persone ad ogni spettacolo, quindi un bilancio molto positivo, abbiamo avuto più di 70 ospiti, un grande ospite internazionale, una mostra straordinaria di 12 fumettisti. Un festival che, seppur giovane, ha già una grande amalgama. Il segreto è il team, perché ognuno di noi ha una grande professionalità alle spalle e quindi ci siamo uniti e abbiamo creato questo festival, proprio perché c'è tanta gente dietro che ci lavora, ci lavoriamo da un anno. Un plauso da parte degli organizzatori al tessuto produttivo che ha abbracciato questo evento. Oltre ad abbracciarlo, ha fatto in modo che il festival ci fosse, perché abbiamo avuto un grandissimo contributo dalle attività locali, di ricezione turistica soprattutto, che può essere ristoranti e alberghi, perché con il loro supporto siamo riusciti ad ospitare i nostri 68 ospiti che sono venuti da tutta Italia e da tutta Europa, anzi da tutto il mondo, visto che Cronenberg è canadese. Sul palco anche il cast di Matataranni, che dal 26 di ottobre ritorna sugli schermi. Premio Città dei Sassi per Vanessa Scalera nei panni dell'audace pubblico ministero. Ormai mi sento materana come voi, questo è il secondo anno che passo a Matera, più di 10 mesi, quindi è un ritorno, mi sento a casa, è un ritorno a casa insomma. Questa seconda edizione di Matataranni avrà un fil rouge, avrà una caratterizzazione portante, che seconda edizione ci dobbiamo aspettare? Guarda, non lo so perché l'ho fatta e quindi... No, la caratterizzazione e il carattere di Imma è quello che i rapporti che lei ha con i personaggi fissi, quindi con Calogiuri, con il marito, con i colleghi di lavoro, che si evolveranno, ma io ora non posso dirti nulla, giusto? Assolutamente sì, se vuoi ce no, le puoi dire. No, non posso, anche perché c'è qui il regista. Mariolina Venezia, mi ammazzano. Premiata anche Mariolina Venezia, la scrittrice materana autrice della storia raccolta in un libro da cui prende ispirazione la fiction. Si dice che nessuno è profeta in patria, però in questo caso c'è stata questa cosa molto carina da parte del festival e da parte della città. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa seconda edizione di Matataranni? Di vedere una Basilicata ancora più raccontata nella sua bellezza, nelle sue differenze, tanti luoghi, tanti personaggi, ancora continua il racconto della Basilicata, e uscirà fra poco anche un nuovo libro di Matataranni che si chiama E che cavolo, e quindi continuano le storie di Imma.